Ciao a tutti, sono Gianni Giudici e questo è il mio 40° anno alla Fiera di Francoforte. E festeggiamo con un paio di novità nello stand Studio Logic, dove, nell'azienda dove collaboro da circa 3 anni. E l'anno scorso la novità sono stati il Numa Concert, il pianoforte, a cui è seguito il Numa Stage, una versione con la tastiera, diciamo, tipo stage. Quest'anno presentiamo due novità che sono interessanti. Uno si chiama Numa Organ 2, dedicato come me agli organisti, e le novità che poi sentirete brevemente, perché meriterebbero molto più tempo per dimostrarle, sono dei modelli di tone wheels di organi tipo Hammond, anche se non si dovrebbe dire, completamente nuovi, partendo già da una base molto buona che è il Numa Organ. Abbiamo studiato, analizzato e fatto un sacco di prove e di test per migliorare fondamentalmente il suono del B3, dell'A100 che è nuovo, che prima non c'era, e poi un terzo suono che si potrebbe chiamare C3, anche se c'è tutta una letteratura abbastanza basata sul nulla forse in questo campo, perché quegli organi lì fondamentalmente potrebbero essere tutti identici, è solo una questione di epoche, non di modello. Però abbiamo, diciamo, simulato un accento piuttosto vecchio, perciò con più leakage, con un equilibrio delle ruote foniche diverso, un B3 ideale, che io considero ideale perché secondo me è equilibratissimo, e a cui si aggiungono a questi tre modelli A, B e C di organi Drovas anche altri modelli non di organi elettromeccanici. Uno è il famoso Vox, Vox Farfisa, dove nel Numa Organ 2, a differenza di alcuni concorrenti molto quotati, si possono ancora usare i drawbars, perciò c'è controllo pieno, perché anche nel Vox c'erano i drawbars. E poi un suono d'organo a canne che a me piace moltissimo, che poi sentirete, che non è una canna con campionata, con il soffio, con il chiff, eccetera, eccetera, ma è un diapason, cioè ha un sviluppo spettrale, diciamo, un contenuto armonico puro, da diapason, da principale d'organo. Gli americani lo chiamano diapason, noi lo chiamiamo principale. È famoso nell'organo a canne il principale tipo mascioni, tipo tamburini, eccetera, eccetera, ognuno suo. Un organo a canne con un buon principale ha una costruzione sonora poi perfetta, diciamo. E noi abbiamo riprodotto il principale, che si può usare sempre con i drawbars. Perciò l'organista è una cosa un po' strana, un suono d'organo a canne che si usa con i drawbars. La cosa bella del Numa Organ 2, come poi dello Sledge, che poi sentirete anche, è che tutte queste nuove specifiche possono essere iniettate come retrofit nell'organo, nel Numa Organ attualmente in produzione. Il Numa Organ 2 è anche esteticamente diverso, più piccolo, più roccheggiante, chiamiamolo così, più stage-like, meno vintage e anche a un prezzo molto più aggressivo.